Allora, buongiorno, sono Gianluigi Pocchi della Lega B, il coordinatore delle iniziative di responsabilità sociale della Lega B. Anche quest'anno riproponiamo il progetto denominato Regoliamoci, tutto parte dalla conoscenza Regoliamoci, partendo dal presupposto che le regole per essere rispettate devono essere prima conosciute. Parliamo da una parte di regole di gioco, ma soprattutto di regole di comportamento e affrontiamo il tema del match fixing. Analizziamo il tema da diversi punti di vista, in primis quello del monitoraggio, con il contributo di Marcello Presilla, che rappresenta, Sport Radar. Sport Radar, poi, lo spiegherà meglio, l'avvocato Presilla. È il soggetto individuato dalla UEFA, per occuparsi, diciamo, di tutta la fase di monitoraggio e controllo delle competizioni sportive. Analizzeremo poi il tema dal punto di vista legale con il contributo di Guido Camera, l'avvocato Guido Camera, che è il penalista che rappresenta la Lega appunto nei procedimenti penali e con il contributo dell'Istituto per il Credito Sportivo, la Banca dello Sport vicina alla Lega in diversi progetti, in primis quello infrastrutturale, rappresentata oggi da Alessandro Bolis. Marcello, vuoi passare di qua? Non riusciamo ad avvicinarci. Ma avvicinali se no. Un siparietto. Allora, grazie. Spendo veramente due parole. Torniamo volentieri qui ad Avellino in questo progetto che ci vede al fianco della Lega, professionisti B e del credito sportivo, accanto all'avvocato Camera. Una cosa che mi preme sottolineare, al di là di quanto ricordava adesso il responsabile della Lega Gianluigi Pocchi, e cioè che Sportradar cura direttamente per la UEFA l'attività di monitoraggio su vasta scala, su scala internazionale, e forse qualcuno ha letto i comunicati stampa di Sportradar da questa stagione anche dell'NBA per quanto riguarda il basket professionistico americano. Siamo qui oggi più che per parlare del monitoraggio, proprio per curare la formazione degli atleti. E siamo particolarmente lieti che la Lega continui ad insistere su questo tasto, perché la cosa che mi interessa soprattutto sottolineare è che quella della formazione, dell'educazione degli atleti, dei dirigenti, degli appartenenti ai club non deve essere un'avventura isolata. Spesso si fanno corsi di formazione molto rapidi per poi trovarsi punto e da capo. Il fatto della continuità, cioè il fatto che anno dopo anno la Lega continui ad insistere su questo progetto, su questo approccio, vuol dire che ha capito quanto l'educazione e la formazione siano una componente che deve accompagnare la vita degli atleti. Gli atleti si allenano tutti i giorni per conseguire dei risultati importanti. L'educazione e la formazione deve essere un percorso di lungo periodo, non deve essere una esperienza singola. Solo così produce dei risultati importanti. Poi, per essere molto concreti, ci si ricorda sempre magari e maggiormente degli scandali, ma io invito anche a ricordare quanto queste attività di educazione e prevenzione hanno evitato che molti altri atleti, che non sono finiti negli scandali, abbiano potuto, in virtù magari di qualche conoscenza in più che gli è stato apportato, sottrarsi al pericolo di finire nelle grinfie di qualche organizzazione criminale che molto facilmente gli propone qualche migliaio di euro, qualche decina di migliaia di euro facili. Quindi di questo facciamo sicuramente un plauso alla Lega e noi siamo anche quest'anno al loro fianco, insomma. Grazie. Buongiorno, io come ha detto Gianluigi sono un avvocato penalista, dunque ho il compito di tutelare gli interessi della Lega di Serie B all'interno dei procedimenti penali che in questi anni si sono incardinati presso diverse autorità giudiziarie a seguito di episodi di frodi sportive. Diciamo che questa attività
processuale, quindi di partecipazione ai processi, di lettura degli atti, sin dal 2012 ci ha convinti dell'importanza di puntare anche sulla formazione, perché lo spaccato che ne esce da questa mole di informazioni acquisite tramite attività investigative, intercettazioni, acquisizioni di chat, pedinamenti, è che c'è una parte di persone che trucca le partite per un interesse economico illecito personale, ma ci sono anche delle persone che, soprattutto nel passato, oggi grazie al Dio remoto, hanno partecipato delle combine anche involontariamente o comunque sottovalutando quelle che erano le conseguenze del loro operato per una mancata conoscenza delle regole. Dunque, accanto all'attività di contrasto, e posso dire perché la fine dell'udienza preliminare del processo di Catania è di qualche settimana fa, dove sono state accolte tutte le richieste della Lega di Serie B, anche in forza della rappresentanza dell'Avellino, che l'Avellino è una società direttamente danneggiata da quello che è accaduto nella 2 stagioni fa, e così come nel processo di Cremona abbiamo portato avanti delle attività di formazione, quindi abbiamo iniziato un po' in modo rudimentale. Mi ricordo le prime 2 stagioni giravo solo io per gli spogliatoi, poi grazie a questa importante partnership con Sportradar abbiamo aumentato anche il livello di informazioni e di casistica da offrire ai giocatori, proprio per fargli capire: guarda, al di là della norma, questa è la condotta che ti può portare a finire in prigione o a farti rovinare la carriera. E poi abbiamo lavorato anche cercando di proporre delle modifiche all'attuale panorama legislativo che a nostro giudizio potrebbero servire. 2 tra tutte, questi sono reati che vengono commessi per finalità economiche, finalità di lucro. Dunque la nostra convinzione è da sempre che si debba andare a colpire i patrimoni di chi partecipa ad una frode sportivo, ancor prima rispetto che a limitare la loro libertà personale, perché per un reato di questo genere a livello di custodia cautelare si è visto, non si fa più di qualche settimana, ma poi è niente se non si riescono a recuperare i soldi che avrebbero dovuto rimanere all'interno del sistema calcio lecito e che ci fa divertire tutte le domeniche. L'altro, una responsabilizzazione delle società, prevedendo delle forme di responsabilità in tutto e per tutto penale delle società nel cui interesse vengono commessi questi reati. Questo si è tradotto in una forma di una proposta di legge d'iniziativa della Lega di Serie B che l'anno scorso il Consiglio dei Ministri ha incanalato come disegno di legge di iniziativa governativa che spero diventerà legge. Concludo dicendovi che comunque questa nostra attività è già stata letta con favore, perché nel processo di Catania la Procura di Catania ha chiesto e ottenuto dal giudice delle indagini preliminari il rinvio a giudizio non solo delle persone fisiche ma anche del Catania Calcio. Per quanto mi risulti, in Italia è il primo procedimento penale dove una società di calcio verrà sottoposta a giudizio e dove si esaminerà anche il contesto di compliance, cioè di correttezza delle varie procedure aziendali. Grazie. Buongiorno a tutti, conferenza movimentata, così ci spostiamo da una sedia all'altra. Sono Alessandro Bolis, sono il responsabile marketing dell'Istituto per il Credito Sportivo. Il Credito Sportivo è l'unica e ultima banca pubblica che c'è nel nostro paese e esiste perché finanzia l'impiantistica sportiva. Quindi la nostra mission, il nostro core business, così come abbiamo fatto ad Avellino col presidente Taccone, è quello di finanziare gli impianti sportivi, siano essi stadi piuttosto che centri sportivi, foresterie, ciò che viene fatto a servizio dell'attività sportiva. Chiaramente non lo facciamo solo nel calcio, lo facciamo per tutte le discipline sportive, ma il calcio in Italia la fa da padrone proprio a livello di business. È una vera e propria filiera di business da questo punto di vista, e che produce, può produrre o non produrre redditività economica. Noi, quando è emerso con la Lega di Serie B la possibilità di fare un progetto come quello dell'Integrity 3 anni fa, cioè del contrasto al match fixing, alle frodi sportive,
noi non solo l'abbiamo visto come un'opportunità, ma proprio come un preciso dovere di una banca pubblica, perché purtroppo le società che finiscono, oltre per una serie di norme, con la responsabilità oggettiva negli scandali del calcio scommesse, sono pure quelle società che poi non sono più in grado di investire, sono quelle società che soprattutto nelle leghe minori, in Lega Pro, abbiamo visto sparire da un campionato all'altro, abbiamo visto fallire, non esistere più, perché magari dei calciatori, dei giocatori si sono venduti delle partite, la responsabilità oggettiva delle società ha fatto il resto. E come diceva anche Marcello prima, la mancata prevenzione, che sembra, come mai, dice, ma questi rigirano l'Italia a rifare queste lezioni di formazione o a spiegare ai calciatori, però tutto questo, se non altro, ha prodotto un grande risultato ad oggi, quello della coscienza condivisa di quelle che sono le regole. I calciatori, le prime squadre e soprattutto le giovanili, perché questo progetto è rivolto anche alle giovanili, a quelli che si affacciano ad essere calciatori. Anche in quel caso, se non altro, sai quali sono le regole, il divieto di scommessa, quali sono i pericoli, come si avvicinano, perché l'avvocato Presilla entra molto nel dettaglio di quali sono i metodi più usati, più comunemente usati per avvicinare i giocatori. Questo qua, se non altro, può scongiurare o produrre comunque una coscienza di come funzionano le cose. Poi può succedere, succederà, non è che domani nessun calciatore più venderà una partita o il calcio scommesse finirà in questo senso, però se non altro ce la mettiamo tutta, e noi come Credito Sportivo insieme alla Lega, e ripeto, veramente questo è uno dei tanti progetti, perché la Lega di Serie B, il presidente Abodi, è un vulcano di progetti e noi cerchiamo di appoggiarne molti, come quello che è stato firmato dal nostro commissario Paolo D'Alessio e dal presidente Abodi insieme a Invimit per fare i fondi chiusi per gli stadi. Quindi noi cerchiamo di andare avanti su quello che è il nostro core business, principalmente per rinnovare le strutture sportive e per fare in modo che anche l'Italia possa essere un paese con degli stadi da 2016. Quindi questa è la cosa più importante. Ma tutto questo può avvenire se anche ci si impegna in prima linea, sempre per la natura pubblica a cui mi riferivo prima, ci si impegna in prima linea per combattere questi fenomeni, match fixing compravendita delle partite, tutto ciò che altera una filiera economica. Questo danneggia profondamente quella che è la possibilità di una società di investire, quella che è una possibilità di una società di produrre business oltre che spettacolo, quella che è la possibilità di una società di andare allo stadio, di vedere tifosi che vanno allo stadio contenti di vedere quelle che sono le prestazioni dei propri beniamini, non persone che magari svuotano gli stadi perché dicono vabbè, ma tanto le partite sono truccate. Ecco, questo è quello che cerchiamo di fare con gli amici della Lega, con Guido Camera, con Sport Radar da più anni, e sicuramente ci impegneremo finché questo ci sarà richiesto, finché lo riterremo opportuno, perché lo riteniamo veramente un progetto della massima importanza. Grazie a tutti. No, ma allora facciamo un po' d'ordine. La partita Avellino-Catania è contestata sin dall'inizio delle indagini preliminari. Quello che è accaduto è che non era stata messa la custodia cautelare. Quindi, diciamo, sia quando si sono concluse le indagini preliminari, sia quando il PM ha fatto la richiesta di rinvio a giudizio, e ora che il giudice l'ha accolta disponendo rinvio a giudizio, quella partita è sempre stata oggetto di contestazione penale. Detto questo, in relazione a quella partita, l'Avellino è stata ammessa come persona danneggiata. Abbiamo un provvedimento che la Lega ha e che è tranquillamente pubblico, che io posso trasmettere tramite la Lega, dove l'Avellino viene ritenuto persona danneggiata, così come tutte le partecipanti di quel campionato di Serie B. Il concetto che abbiamo replicato noi a Catania, già ripreso da Cremona, è che noi ci muoviamo come unico soggetto rispetto a tutti quelli che rappresentiamo. L'aspetto che forse non tutti sanno è che su Catania ci sono due procedimenti penali in corso. Uno che riguarda i presunti compratori, in relazione al quale si è celebrata a partire da gennaio e si è conclusa a settembre l'udienza preliminare. Ci sarà un processo che inizierà di qui a breve.
ma c'è uno stralcio del procedimento che è un filo indietro che riguarda i cosiddetti venditori. Nell'ambito di questo procedimento è in corso un incidente probatorio. Un incidente probatorio quindi per esaminare le prove che potrebbero, il condizionale d'obbligo, non dimentichiamo che nel nostro paese esiste la presunzione di innocenza, far emergere dei dati che chiamano in causa qualcun altro. Però è bene sapere che la frode sportiva nel nostro reato, nel nostro ordinamento, perché possa portare ad una condanna, non è necessario che sia caratterizzata l'identificazione di chi ha comprato o chi ha venduto, perché basta il tentativo di comprare una partita, ok? Quindi di qui un procedimento che riguarda dei fatti che la procura e ora il giudice delle indagini preliminari ritiene provati, ma su cui ci sarà un procedimento. Stiamo parlando del segmento acquisto, tentativo di acquisto, un altro segmento che è un po' più indietro, chi ha comprato. L'unica cosa certa, e su questo abbiamo un provvedimento oggi del giudice dell'udienza preliminare, è che l'Avellino, squadra Avellino, è un soggetto danneggiato ed è stato ammesso come parte civile, sia in relazione a quella partita, sia al reato di associazione per delinquere contestato agli imputati, che prevede come reato fine, quindi come partita oggetto di alterazione, quella partita dell'Avellino. Non so se sono stato chiaro. Potremmo presumere che ci sarà strada di reddito nella seconda parte. Vedremo quando finirà l'incidente probatorio.